Io non vi parlerò di Virgilio perché lo faranno diffusamente quelli che sono a mio fianco e voglio solo portare il saluto e il ringraziamento del sindaco di Voghera, Giovanni Fioresi. Io sono il vice sindaco, assessore alla cultura e vi dico quello che succederà come programma della giornata. Praticamente dopo di me ci sarà un intervento di Francesco Virgili e quindi del professor Tusini, relatore della tesi, e Arianna ci presenterà il suo lavoro. Dopo le chiacchiere, naturalmente, che siamo stanchi e abbiamo sete, andremo a fare un piccolo break nel corpo centrale di Beriguardo, così avete occasione di vedere anche una parte nuova, recentemente restaurata, di questa delizia che oggi è adibita a sala riunioni e conferenze. Oggi straordinariamente sarà adibita a qualcos'altro, ma penso che potremo sopportarlo. E dopodiché sarà possibile, con la guida di Arianna, andare a visitare la sala Virgili, che è nel primo piano della torre. Siete passati sotto la sala Virgili entrando nel complesso. Quindi nel corso, durante il rinfresco e anche dopo, Arianna sarà nella sala a disposizione di chi vorrà andare a visitare la sala Virgili. Sala Virgili che è presente qui nel complesso di Beriguardo dal 1983, mi sembra. 93, dal 1993. Sì, 93 io non ero ancora assessore. E che è stata fatta proprio per rendere omaggio a uno dei figli più illustri della nostra terra, Virgilio di Voghiera. Ha lavorato per 40 anni ad altissimi livelli, ha avuto stuoli di discepoli che oggi sono quasi tutti professori o dosso dosso, quindi vuol dire che è anche un bravo maestro, e le sue opere stanno circolando un po' ovunque, moltissime sono anche ancora a casa della famiglia, e grazie alla famiglia che noi abbiamo potuto aprire la mostra permanente di Giuseppe Virgilio nel 1993, appunto, qui a Beriguardo. Mostra che speriamo anche in un futuro di implementare, individuando un altro ambiente ancora più vasto di quello di oggi, potremmo probabilmente nei prossimi anni pensare anche a un'opera di ampliamento della collezione permanente di Virgili, con la disponibilità naturalmente della famiglia. E oltre alla famiglia, un altro grosso ringraziamento noi lo dobbiamo al Comune di Ferrara, perché alcune delle opere che sono in esposizione qui a Voghera sono di proprietà del Comune di Ferrara. Erano la collezione di arte moderna, che sono parte della collezione di arte moderna del Comune di Ferrara, e ce l'hanno dato in prestito a tempo indeterminato. Noi non le vediamo più, quindi non c'è mica problema. Ecco, detto questo, io vi ringrazio ancora una volta e do sicuramente la parola a Francesco Virgili. Ovviamente il mio ringraziamento va a tutti voi che avete voluto oggi partecipare a questa festa. È una festa in memoria di uno scultore, ma è una festa per me. Ed è una festa per Ottolino, una festa per Tusini e una festa per Arianna. È una festa per noi che abbiamo lavorato in questi mesi alle opere di Virgili, scandagliando, ritrovandole dove erano, presso privati, presso anche strutture pubbliche, e quindi abbiamo costruito un catalogo che rappresenta poi la tesi di Arianna. Quindi un grazie ancora a tutti voi per la vostra presenza qui a Beriguardo, posto incantevole. È un ringraziamento particolare e un abbraccio fortissimo a Ottolino Bacigliani, perché è l'unico rappresentante di un ente locale della nostra provincia che ha tenuto viva la memoria dello scultore Virgilio. È l'unico che ha, negli anni 90, costruito quella piccola sala espositiva dove abbiamo raccolto opere nostre e opere che il Comune di Ferrara ha prestato, perché voi dovete sapere che la nostra donazione al Comune di Ferrara era vincolata, ed è tuttora vincolata, ad una sala espositiva Virgili, la qualcosa non si è mai realizzata. La realizziamo per riguardo, poco importa, per riguardo non è una delizia, ma è una reggia,
quasi pari al nostro castello, perché qui gli estensi passavano mesi qui a Berriguardo, e quindi un grazie fortissimo a Ottorino Baciglieri. Ecco, un paio di comunicazioni. La prima è, riguarda appunto quello che prima Ottorino diceva, ingrandire la sala e portarla anche e soprattutto ad un livello più agibile, perché se una ha la gamba un po' ramata fa fatica ad arrivare su alla sala Virgilio. Quindi ci comunichiamo formalmente, ti faremo avere una nostra nota, io e mia sorella abbiamo convenuto, se il municipio di Ferrara non darà opere, noi forniremo 10 sculture e 15 disegni per l'allargamento della sala Virgili. Questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione è riguardo a Arianna, che oggi chiude un ciclo e domattina ne apre un altro, sempre su Virgili. Subito, perché deve essere pronto in agosto. Abbiamo convenuto, abbiamo programmato con Arianna la redazione di un volume che parte dalla tesi, ma non è più la tesi, un volume ovviamente firmato Arianna Fornasari sullo scultore Virgilio. Abbiamo già individuato la casa editrice che ce lo stamperà e quindi per agosto, pensiamo che in agosto, perché agosto? Perché sono 120 anni dalla nascita del papà, quindi pensiamo in agosto di avere pronta questa stampa. Questa è la seconda comunicazione. La terza è una notazione un po' curiosa. Nella intervista di ieri mattina con Daria Beghinati, che si è svolta alla Marfisa, a un certo punto la Daria chiede ad Arianna se la dimensione di Virgili era una dimensione locale oppure nazionale. Arianna ha risposto che non solo era nazionale, ma addirittura internazionale. E io vi dico questa, vi do questa notizia. Nel 98, prima dell'estate, il papà era gravemente ammalato, quindi era fermo a casa. Franco Farina inaugura ai Diamanti una grandissima mostra su Renato Guttuso, con dei quadri stupendi. Mio padre mi prega di andare all'inaugurazione e di tornare a casa e raccontargli ciò che avevo visto. È avvenuto, è arrivato a casa, dopo cena gli ho raccontato la storia, e lui ammirava molto Guttuso, dice Guttuso è un grande, ma anch'io sono un grande. E mi ha fatto una rivelazione che secondo me me l'ha fatta perché era ammalato. Se fosse stato sano non avrei mai detto queste cose. Lui mi disse, guarda Franco, che in Italia io sono il terzo. Come il terzo? Sì, dice, il primo è Martini, il secondo è Manzù, il terzo sono io. Questa era la sua opinione, ma la sua opinione era suffragata dal fatto che i vari Mascherini, Greco, eccetera, Perito e Fartini, li aveva battuti tutti nel concorso per la danzatrice dell'Accademia Nazionale di Danza a Roma. Ecco, io l'episodio della domanda della Daglia mi ha fatto venire in mente questa storia di mio padre. Lui si riteneva in Italia il terzo scultore italiano. Ecco, io ho finito, ringrazio veramente tutti voi di essere qui con noi a festeggiare ancora lo scultore Giuseppe Virgilio. Grazie, grazie, grazie. Grazie Franco e anche tua sorella per la vostra presenza qui e grazie soprattutto per le due comunicazioni che ci hai fatto. La prima, quindi, che impegna il Comune ad allargare, la torre non la possiamo allargare, la torre di Berriguardo credo che è così dal 1400, quindi dobbiamo lasciarla così. Però possiamo impegnarci a trovare uno spazio più ampio per trasferire la collezione Virgili
al piano terra, sì. Magari nella sala proprio qui accanto, che abbiamo una sala libera che è stata recentemente recuperata anche questa, perché magari molti non lo sanno, ma molti di me che me lo chiedono quando vengono a visitare Beriguardo. Metà di Beriguardo circa è pubblica, ma metà è ancora privata. Beriguardo praticamente è un condominio, qui abitano 22 famiglie e ogni famiglia è padrona della propria casa, così come il comune è padrone degli altri ambienti, e quindi è un condominio atipico, no, no, ma è un condominio, volere volare. Noi oggi siamo ospiti anche in casa di altri, non solo in casa del comune. E quindi quegli ambienti che abbiamo recuperato poi sono ormai tutti ad uso pubblico, e anche quella sala adiacente, io si lodo all'amministrazione comunale perché ci sono le elezioni a breve, ma anche da fuori continuerò la battaglia per tuo papà, sicuramente, no? non lo dimenticheremo, Sì. E grazie anche per l'altra comunicazione che ci fai, quella la conoscevo già, questa non la sapevo, ma questa del volume in parte la conoscevo, e anche perché ti ribadisco una collaborazione da parte dell'associazione locale che volentieri contribuirà alle spese di pubblicazione del volume, quindi faremo una joint adventure, ma non so se conosciamo una roba del genere. Detto questo, diamo sicuramente la parola al professor Tusini, che ci dirà quello che gli pare. Molto brevemente, grazie Assessore, ringrazio la famiglia Virgili, grazie ad Arianna e a voi tutti che siete qui. Ed è sempre molto bello vedere molte persone così legate e appassionate al proprio territorio e alle proprie glorie passate e un po' meno passate nella persona del suo papà, che è stato certamente uno scultore, un artista di grandissimo livello. Io lo conoscevo solamente quasi di nome, devo dire, poi quando Arianna venne, io devo dire che nel parto della tesi sono stato solo lo ostetrico, cioè insomma tutto il merito è naturalmente di Arianna. Quando venne già parecchio tempo prima da diligente studentessa per tempo, e non di quelle che vengono, sa professore vorrei laurearmi fra due mesi, dico guarda adesso aspettiamo, vediamo, insomma, ecco. Devo dire, io apprezzai subito la sua iniziativa, soprattutto perché si trattava di uno studio legato al territorio e è necessario veramente conoscere, valorizzare e studiare gli aspetti più vicini, se vogliamo. È vero che l'arte è di tutti, è vero che siamo nel local, nel locale globale, ma è anche vero che uno scultore della produzione così importante e copiosa come Virgili aveva bisogno di uno studio, di una sistemazione, di un catalogo, e non solo, di un catalogo certamente ragionato e naturalmente rafforzato da una critica matura come quella di Arianna, che ha consentito di cambiare l'adattazione di alcune opere, di spostare insomma alcune cose, di ottimizzare per così dire quella che è stata la carriera di questo artista così importante. Devo dire che è sempre stata, questo non è che voglio fare della piaggeria, ma ripeto, io qui sono solamente quello che ha portato Arianna alla laurea. Tutto il merito è stato naturalmente suo, che è stato poi naturalmente lei così ben sostenuta dalla famiglia, dall'assessore e da quanti in un qualche modo conoscevano l'opera di Virgili. Devo dire che non ho dovuto correggere l'italiano, cosa che purtroppo nelle tesi attuali è piuttosto frequente, si va molto di copia e incolla, e si facesse almeno un copia e incolla buono, si fa anche un copia e incolla fatto male, quindi lasciamo perdere. Ecco, e quindi io in questo modo ho conosciuto meglio, più approfonditamente, l'opera di uno scultore sempre aggiornato, sempre attento a quello che succedeva, mai indietro, ma sempre perfettamente in consonanza con le grandi trasformazioni dell'arte di questo secolo. Insomma, lui nasce, è coetaneo dei grandi artisti delle avanguardie, delle post, subito dopo le avanguardie, quindi come tale interpreta benissimo. Poi insomma, Ferrara è il luogo nel passato remoto e nel passato più vicino, mi riferisco alla metafisica eccetera, è luogo senza
senz'altro insomma votato, no? E quindi insomma forse ci sono delle energie misteriose che non conosciamo, che filologicamente, e filologico è stato il lavoro di Arianna, non si possono interpretare, ma che hanno la loro importanza. Quindi onore al merito, io ho già finito, ringrazio ancora tutti e sentiamo il lavoro di Arianna, di cui mi compiaccio anche per gli sviluppi che il signor Virgili ha annunciato. Grazie. Grazie a tutti, grazie per essere qui così numerosi, ringrazio anche i relatori precedenti a me, che posso definire sia amici che colleghi adesso, quasi. Dunque, l'immagine che vedete alle nostre spalle è Virgili, quindi per chi non avesse magari, non l'avesse mai vista, è tratta da La Pianura, che è un quotidiano specifico, diciamo. Ci dà l'idea appunto di lui come uomo, di lui come artista e alcune delle sue opere, quindi è un po' una summa di quello di cui andremo a parlare a breve. Principalmente in apertura di questa conferenza vorrei farvi vedere un piccolo estratto che riguarda appunto Giuseppe, perché ormai siamo entrati talmente in confidenza che posso quasi chiamarlo papà, vero? Come l'ho chiamato fino adesso, un secondo papà, e vi faccio vedere un brano tratto da Al Filò, un documentario di Florestano Vancini che ha fatto nel 1953 su questo circolo artistico ferrarese, in cui appunto faceva parte anche Virgili, ma non riguardava solo artisti, quindi era una cosa molto più ampia, che però purtroppo è morta, diciamo, quasi subito per varie problematiche, che ha fatto tempo però a far nascere questo bellissimo documentario. Lo trovate tranquillamente anche in internet per chi non lo volesse, cioè non l'avesse visto, non potesse averlo magari sotto mano, perché, come vi faccio vedere adesso, un attimo solo, a Virgili ho dedicato una scheda di Wikipedia, quindi partiamo subito dalle nuove tecnologie, diciamo, quindi internet, YouTube, cose che sono ormai alla portata di tutti e che dovrebbero essere sempre alla portata di tutti, perché i libri sono sempre strumenti molto importanti, ma secondo me serve molto anche la nuova tecnologia per avvicinare un pubblico ancora maggiore. Quindi trovate online digitandolo su Google, Giuseppe Virgili scultore, esce come primo risultato, quindi questa è già una grande soddisfazione per me, visto che prima l'unico Virgili presente, Giuseppe, quindi anche omonimo, era un calciatore. Ecco, tanto per dire dell'importanza che si può dare a queste cose, ecco, quindi è stata mia premura fare questa scheda, non in tempo di tesi, perché purtroppo il lavoro era tanto, ho dovuto tagliare un po' le cose, ma l'ho fatto appena dopo. E quindi potete trovare questo, e adesso sto facendo anche la scheda sul Filò, quindi a breve dovreste trovarla bene o male completa, perché sono sempre in fase di aggiornamento con nuove fonti, il che dimostra che la ricerca non finisce mai, perché anche tramite amministratore di Wikipedia ha mandato anche altri documenti che non ero riuscito a ottenere, quindi la ricerca non si è assolutamente conclusa, anzi forse è solo un ulteriore spunto. Vi faccio vedere questo brevissimo filmato, sono poco meno di un minuto, e poi riprendiamo con l'opera di Virgili. In uno dei tanti palazzi gentilizi di Ferrara, e legato ad una tradizione che si esprime nell'amore per la forma umana compiuta, ha il suo studio Giuseppe Virgili. Partito da un pulito realismo, egli è giunto, in opere come La Danzatrice, ad una espressione lirica più intensa e ritmata, nella quale la figura umana palpita seducente nella grazia musicale della danza. Ecco, come avete visto appunto è molto molto breve, però già far vedere un'opera che, per chi ha visto anche la locandina della conferenza, che se siete qua immagino abbiate
abbiate visto, è un'opera che ha vinto il concorso, come dicevano prima, a Roma nel 1950, ed è presente qui nella vostra intera cotta, nella Sala Virgili, quindi avrete modo di vederla successivamente. Virgilio è importante soprattutto, come dicevano anche Francesco e Ottorino, a livello assolutamente nazionale. Scusate, è la prima conferenza, quindi qualcosa devo sbagliarlo per forza. A livello territoriale, l'importanza, essendo appunto, come dicevamo prima, di Voghiera, lui fece il primo monumento ai caduti, che è quello che trovate in questa cartolina d'epoca a sinistra, che è stato fuso poi per dare metallo alla patria. Quindi già l'importanza proprio nei primi tempi dei monumenti, questo invece è quello, il secondo che ha fatto, che è ancora visibile, quindi se tornate magari verso Ferrara, fate una piccola svolta perché lo trovate subito prima della strada principale per andare verso casa, e questo è quello che appunto è ancora visibile. Negli stessi anni, poi sempre riguardo ai monumenti caduti, fece anche quello del comune di Vergato nel 1924, vicino a Bologna, insieme all'architetto. Ci sono anche le schedature online sul sito dei beni culturali per chi volesse addentrarsi anche in una seconda ricerca un pochino più approfondita. E quindi questo dimostra quanto lui già all'inizio della carriera, che diciamo che è stato intorno agli anni dal 28, quando inizia anche la sua carriera di professore ad Osso Dossi, inizia la carriera anche come artista, quindi già dagli anni 20 era già riconosciuto a livello nazionale proprio per l'importanza di questi concorsi vinti, ricordando poi un po' più avanti appunto quello della ballerina con cui si è chiuso il documentario Il Filò, che gli consentì anche un premio molto ricco, perché mi diceva Francesco che erano 500.000 lire, quindi negli anni 50 sono una bella cifra. Il suo stile cambiò poi molto, ecco. Una delle opere, un'opera che vedete alle mie spalle, del 1955, è un po' una sintesi dello stile che aveva appunto Virgili. Lui fu sempre elegante nei suoi cambiamenti di stile, non fece mai dei movimenti troppo bruschi tra uno stile e l'altro, ma accompagna bene o male sempre un percorso stilistico molto elegante, quindi non scende mai nella banalità, ma riesce sempre a rinnovarsi. E quest'opera, che è esposta anche a Ferrara, purtroppo al momento non visibile perché il museo è chiuso per motivi di restauro, è stata esposta anche negli anni del 61 in Francia, quindi il discorso che facevamo prima sul percorso internazionale, questa foto qui è rappresentativa, ecco, sia per il suo stile degli anni 50, sia per l'importanza che aveva negli anni 60 nelle organizzazioni che faceva con gli altri suoi colleghi pittori, scultori ferraresi, quindi era proprio un gruppo di ferraresi che si spostava tra la Germania, la Francia, persino i russi e l'Israele. Espose moltissimo appunto all'estero, oltre a esporre molto anche in Italia, perché come possiamo anche ricordare nel concorso di Roma, come diceva prima Francesco, batté fatto forse un po' un francesismo con il batteau, esatto, batté dei colleghi molto più famosi all'epoca. Quindi si può dire tranquillamente che anche in questa foto con la ballerina russa, fatta all'Accademia di Roma, questo è un ritaglio d'epoca che mi ha concesso Francesco, che ho inserito anche nella tesi e che mi piacerebbe molto anche inserire nel libro perché è molto bello, sulla diversa Tabarin, mostra appunto la ballerina che imita la danzatrice proprio nella stessa identica posa, e questo è bronzo. Quindi una delle ricerche anche successive alla tesi, perché come vi dicevo qualcosa abbiamo dovuto tagliare per mancanza di tempo, è stato anche cercare dall'Accademia della Danza di Roma di avere dei documenti che comprovino questa presenza nell'Accademia, e magari delle cose ulteriori che possono sempre essere carine da trovare anche a livello di documentazione, ecco, giusto per dare un quadro completo sia del percorso artistico che del percorso professionale. Successivamente uno dei lavori fatti appunto con la famiglia, oltre ad aver preso tutta la documentazione privata, quindi sia disegni che opere, sculture, bozzetti,
è proceduta anche nel poter trovare delle foto che sono uscite, diciamo, fuori dopo la tesi, che ci hanno concesso di vedere anche dei metodi di lavorazione che prima non avevamo, almeno produzione fotografica quantomeno. Qui trovate la deposizione, una delle ultime opere degli anni 60, che è palesemente di ispirazione cubista, anche se blandamente, perché chi la nota magari vede che comunque riprende la forma della deposizione classica. Dimostra però uno dei metodi di lavorazione di Virgilio, perché una delle cose più importanti che abbiamo scoperto in questo lavoro è stata la traduzione, e per traduzione non intendo da un'altra lingua, intendo proprio la traduzione dal punto di vista di estrapolare le informazioni tecniche da questi manoscritti che lui ci ha lasciato. E si vede appunto la descrizione dal pre al dopo opera, che è questa, che è attualmente in casa della famiglia, a casa di Francesco. Si vede benissimo la lavorazione, quindi l'altra è in bianco e nero, però comunque si può vedere già una differenza in particolare nella lavorazione stessa. Questo consente appunto di darci una traccia anche di conferma sui metodi di lavorazione, perché alcune, per chi magari ha già letto i cataloghi precedenti a quello che uscirà a breve, comunque per agosto, sa che comunque le patinature di Virgilio erano una delle cose principali del suo lavoro, quindi le consentivano di dare una patinatura alle opere straordinaria, che era sostanzialmente esclusiva. E uno di questi soggetti, io farei un'intervista un po' al pubblico, per chi non conosce già la risposta, di dirmi, secondo voi, di che materiale si tratta, se qualcuno vuole azzardare una risposta, per chi non sa che è già la risposta, però, se qualcuno vuole. Nessuno si azzarda? Bronzo. Bronzo. Un altro? Abbiamo bronzo, rame, almeno tre. Terracotta, poi? Ferro. Ne abbiamo quattro, quindi bronzo, terracotta, ferro, quindi tutti puntano sul metallo. Legno. Qualcun altro? Valgono anche le risposte da casa, visto che qualcuno sta chiamando. Però non si vince niente. L'aiuto da casa, secondo me sì. Se qualcuno da casa prova a dare una risposta, magari è giusto, quindi va benissimo. È gesso, che non l'ha detto nessuno, e nessuno l'avrebbe immaginato. Gesso patinato. La differenza tra la foto precedente, ve la faccio rivedere, che è questa, che poi vedrete anche nella sala Virgili, perché è una delle opere più belle, abbiamo anche la fortuna di averla qui a portata di mano e di occhi soprattutto. È una foto che abbiamo trovato dopo il lavoro della tesi, che dimostra lo stato dell'opera prima. Quindi in questa base di gesso dell'Assunzione del 1957 potete vedere come dalla base siamo partiti ad avere questa. Quindi ha tolto tutto con il seghetto, la parte centrale, l'ha limato, l'ha perfezionato, secondo me probabilmente forse gli è anche caduta la testa, perché la testa era un po' piccolina, ma glielo concediamo, insomma non è un dettaglio principale. E vediamo appunto che questa, anche questa è una sala, nella sala che la vediamo dopo, è la lavorazione di questa patinatura del gesso, che lo porta a sembrare assolutamente metallo. Magari un po' preso dal tempo, però metallo. E questa è una delle cose principali delle sue lavorazioni, quindi è assolutamente eccezionale dal punto di vista delle tecniche. Queste andrebbero approfondite, mi sono posta di rileggere tutti i manoscritti lasciati da Giuseppe, che anche il figlio hanno un po' di difficoltà a tradurre nella scrittura, perché era un po' difficilotta, però ho qualche amico chimico, magari mi faccio dare una mano anche da loro.
E una delle lavorazioni, delle altre lavorazioni che fa sulla terracotta, è una delle sue altre, diciamo, specialità, perché questa che è la commela del 53 esposta alla Biennale, perché a livello nazionale, oltre ad essere conosciuto, esponeva molto e veniva anche invitato molto, veniva invitato alla Biennale di Venezia, veniva invitato anche alla Quadriennale di Roma, quindi era anche riconosciuto a livello accademico e non solo artistico. L'Eva Commela si narra, perché me l'ha giunta voce, ma me lo conferma anche Francesco, che la coperta l'ha tenuta coperta per tantissimo tempo, perché secondo lui un'opera non era mai finita, e quest'opera mai finita ricorda anche quanto l'influenza di Michelangelo, scultore rinascimentale, ci può dare, perché lui non finito era una poi delle sue prerogative, insomma, di non voler finire un'opera, o comunque di non reputarla mai conclusa. Quindi Virgilio la copriva per non metterci più mano. Quando la reputò completa, l'espose alla Biennale di Venezia, anche lì con me. Quattro anni, ecco, infatti mi sembrava 4 anni, e viene confermato anche da Valieri, che era un suo collega, che è un altro artista ferrarese che ho avuto il piacere di conoscere in questo percorso. Quindi sì, sicuramente sono delle caratteristiche che vanno approfondite, che vanno assolutamente valutate in totale, perché comunque era la sua specifica principale, ecco. Vi faccio vedere anche un'altra cosa che secondo me è molto interessante, che è una delle opere privati che abbiamo riscontrato in questo percorso, perché partendo da questi due cataloghi principali, che erano quelli dell'89 per l'apertura della sala del 93, e quello del 78 che è stata la prima pubblicazione principale su Virgili per il decennale della morte fatta a Palazzo dei Diamanti, c'era un elenco delle opere che però qualcosa non tornava, non trovavamo un'opera, non sapevamo bene dov'era, e quindi con Francesco ci siamo messi lì a riesumare tutti i possibili privati che avevano le opere in casa. Quindi per fortuna lui aveva ancora tutti i contatti, siamo riusciti a chiamarli tutti e ci siamo fatti il nostro bel giro per riuscire a recuperarli. Dove invece le opere ovviamente non avevano una testimonianza fotografica, abbiamo progredito comunque per informazioni, anche un po' per ipotesi, ecco, perché qualcosa poi è venuto fuori anche dopo. E questo è un minatore del 1946 di collezione privata, che è bellissimo. Abbiamo trovato anche qualche errore nel catalogo, io mi sono prodigata nel sistemarle tutte quanto meglio potevo, ecco, perché comunque era un'opera abbastanza titanica, quindi tutti i lavori che c'erano, tutte queste opere avevano comunque delle caratteristiche simili, ma non tutte, magari una piccola differenza di qualche centimetro poteva annullare del tutto l'ipotesi che fosse quella l'opera ritrovata, come poteva anche confermarlo. Quindi questa è sicuramente una delle opere più belle, diciamo, a livello di collezione privata. Altri documenti invece li abbiamo trovati, questo grazie a Poldo, che adesso al momento Leopoldo Santini, un altro personaggio dalla memoria assolutamente fantastica, che mi ha aiutato nella ricerca e che mi ha consegnato questo articolo, che si tratta veramente di un piccolo ritaglio che conferma che una delle teste di giovane, che attualmente è a casa di Anna, non era l'ennesima testa di giovane di ragazzo, perché Virgili cambiava anche spesso il nome alle proprie opere, quindi ci siamo trovati con tantissime opere orfane, senza nome, senza sapere dove potessero essere, ma che invece vengano confermate da documenti come questo. Spero di trovarne anche altri che ci possano dare un riscontro, che sono invece le teste di giovane o di ragazzo di pochi anni prima. Quindi l'esposizione fatta negli anni successivi non sempre di un'opera di quell'anno, ma possono essere opere anche come l'Eva che abbiamo citato prima, che invece è stata rimaneggiata, è stata solo presentata qualche anno dopo, ecco, insieme a tutte le opere poi che abbiamo, oltre le opere ovviamente che erano sotto gli occhi di tutti, come quelle nei musei o come quelle della famiglia, o come le opere, diciamo, più giovanili, che sono quelle o qui a Voghera, come lo stemma dell'asilo, che anche quello lo vedete mentre tornate verso Ferrara, o altre cose che al momento sono invece nel museo.
Questa invece, che ci tengo particolarmente a quest'opera, è un'altra opera che abbiamo potuto aggiungere nella collezione perché è un'opera di nuova fusione. Dalla terracotta del Bossetto, Francesco, insieme ad altre due opere che aveva a casa, ne ha creato una nuova fusione in bronzo. E questo è il Ratto d'Europa del 1955. L'unica differenza che ha con quella che è stata acquistata dal museo in Germania di Hagen, perché abbiamo anche un'opera ad Hagen che anche quella è tra le cose da riuscire a confermare se effettivamente è ancora là o no, è un corno mancante. Sostanzialmente non si vede, se uno non conosce benissimo le due opere non riesce neanche quasi a sapere la differenza. Il corno sinistro è mancante, questo perché si era rotto probabilmente nel tempo, ma non manca niente, non perde niente nell'impatto della scultura, che secondo me è qualcosa di meraviglioso, perché è proprio la mia opera preferita. L'ho messa anche sulla torta di laurea, quindi se non è un segno d'amore questo non può esserlo nient'altro. È molto bella. E un altro passaggio invece fatto durante il lavoro della tesi è stato anche un piccolo riordino delle collezioni dei musei di Ferrara, e qui abbiamo l'Inferno, che è un pendant insieme alla soluzione che avete visto prima. Questo invece è bronzo, quindi non ci sono inganni di altro genere. È una versione leggermente fallata, ma solo per le bollicine che vedete in alto a sinistra. L'altra collezione invece è della famiglia Virgili, e questa è una delle opere che speriamo di rivedere, insomma, a breve alla riapertura del museo. E ci sono stati anche tanti inediti. Questo è uno dei più belli della collezione Tubi, che è un bassorilievo in terracotta del Santo Mobono, che è il protettore dei Sarti. È una delle opere che ci pregiamo di aver inserito come inedito, insieme a un'altra statuina piccolina del Sarto, ed è sicuramente un unicum comunque, perché il bassorilievo l'aveva affrontato diverse volte già dai primi anni di carriera fino negli ultimi anni 60, per l'ultima opera del 66 con San Giorgio. Però questa è una stilizzazione, una particolarità, e anche un soggetto che meritano ecco di essere conosciuti anche da chi al momento non ancora potuto leggere magari la tesi, ma che spero leggerà comunque il libro. E tra tutti gli altri inediti invece troviamo anche moltissimi disegni. Questo è un tema particolarissimo che lui ha affrontato, è raro perché ce ne sono solo due esemplari, che sono quelli che avete davanti adesso, di due tronchi d'albero, e sono inequivocabilmente sue perché ci sono le firme in basso a destra, quindi non abbiamo dubbi di paternità ecco sull'opera stessa. Però abbiamo anche tantissimi altri disegni, purtroppo non realizzati, di monumenti, come possono essere questo per San Francesco o il successivo che è un Ratto di Cristo. Vi parlo di questa è una stilizzazione dell'ultimo periodo che la ritroviamo anche in molte altre opere. Sicuramente un'opera che se l'avesse realizzata avrebbe fatto più o meno l'effetto della soluzione che avete visto poco prima, ed è molto molto bella. Si tratta anche di un corpus disegni, vi dico il numero, sono intorno ai 2000, quindi non sono pochi, divisi poi tra tutti i temi possibili, quindi abbiamo lo sport, i soggetti mitologici, la famiglia, i ritratti, i nudi maschili e femminili, gli studi anatomici in cui lui era bravissimo, gli scorci di un disegno degli anni 28 del Gomorra, degli scorci anatomici quasi fotografici. Si tratta di un riordino molto, molto ampio, perché abbiamo suddiviso con Francesco tutto a cartellette, le ho fatto fare una fatica immensa per tutta l'estate, però ne valsa la pena alla fine. E abbiamo anche dei progetti privati non realizzati, come questo che è la tomba M.M., tratto da un lucido sempre in possesso della famiglia. E grazie invece al lavoro che abbiamo fatto successivamente alla tesi, abbiamo trovato due cartellette, ha trovato Anna, anzi due cartellette di documentazione fotografica di disegni, in cui in molte c'era l'etichetta con il nome, la data, l'esposizione, quindi diciamo una scheda quasi completa, altre invece orfane anche dell'etichetta. Allora io mi sono messa lì, abbiamo guardato insieme quelle che rimanevano ancora orfane, che c'era un po' di dubbio, e questa l'abbiamo attribuita alla mancante assetata degli anni 20, dovrebbe essere del 1922. Probabilmente
sicuramente in questa ricerca, diciamo, ci dà modo appunto tramite queste cartellette di rivedere quello che avevo scritto nella tesi e di dare una collocazione esatta alle opere che si credevano disperse e che sono effettivamente disperse, perché poi Giuseppe Vergili le rompeva le opere, le distruggeva, quelle che credeva non fossero più all'altezza artistica, o che non gli piacevano più, o magari per motivi di spazio. E quindi si può dire sicuramente che almeno di questa è dispersa, però almeno abbiamo la prova fotografica, ecco, perché in questa documentazione abbiamo trovato tantissimi disegni, tantissimi documenti, tantissime lettere e ulteriori disegni di quelli e anche di foto, di pannelli di opere realizzate, come questo degli anni del 63, l'uomo che riceve la luce, che è a Ferrara, nella vecchia sede Enel, ma che pochi si ricordano, penso, se non so qui in sala quanti lo possono aver visto dal vivo. Questa foto l'ha fatta a Torino, quindi penso che negli anni 80, se non ricordo male, 90, ecco, gli ultimi anni in cui è stata visibile al pubblico. È un pannello molto bello che speriamo, nel caso questa sede non venga più riaperta, insomma, che ci diano la possibilità di tirarselo fuori, insomma, di lo prendiamo qua da qualche parte, ecco. Anche perché non è piccolino, però insomma è bello grande. E tra tutte queste documentazioni abbiamo trovato anche un'interessantissima foto che riguarda un bozzetto di un'opera di Guerrieri, datata al 1934 da Solmi, circa. Solmi è il catalogo che è uscito nel 78, il primo monografico, che ci dà la possibilità inequivocabile di attribuire la paternità a Vergili su una delle ultime opere che gli sono state attribuite nel 2012 dalla Chiara Tosca e Cavaliere, per una nuova attribuzione di un alto rilievo al momento visibile invece a Spina, che è questo. Questo si può dire che sia una delle ultime opere attribuite sicuramente a Vergili, e vedendolo anche un attimo prima nel bozzetto, direi che la paternità è indubbia, ecco. Ne avrà aggiunto una fessettina a destra, ma il bozzetto ci dà la sicurezza matematica contro chi giustamente ha messo in forse la paternità del bassorilievo finale che vedete adesso, che l'opera sia assolutamente sua. Quindi nelle pubblicazioni faremo in modo anche di ricostruire percorsi grazie a queste opere, di tutto quello che abbiamo trovato, dei ricordi di chi ci ha anche lavorato su a livello dell'epoca, come alcuni parenti o colleghi anche, e ricostruire il corpus opere nella forma più completa possibile. Insomma, questo mi auguro venga fatto nel migliore dei modi, perché opera prima, insomma, gli errori si possono fare, ma cercherò di farne il meno possibile, insomma. Intanto grazie. Ovviamente se hanno domande me le possono fare, anche di grammatica, però i verbi di solito non li sbaglio, mi è capitato una volta, scusate. Quello sì, tanto. Sì, un pochino, c'è quella che mi guarda, che ho cercato di evitare il suo sguardo per tutto il tempo. Qualche curiosità. C'è qualcuno che vuole fare una domanda a Arianna, o Francesco, professore, non c'è domanda. Mi pare che la presentazione sia stata esaustiva e poi ci lascia tutti in attesa di vedere il volume quando sia, è già in agosto, quindi sì. Da domani Arianna è già sotto sforzo ulteriormente. Bene, se non ci sono domande io direi che possiamo proseguire la nostra giornata con la visita a diverse di quelle cose che abbiamo visto, la ballerina, l'assunzione e altre cosine molto carine che dimenticavo prima. Alcune sono state anche donate al museo da privati cittadini che ce l'avevano in casa, voghieresi,
regalini che ebbero da tuo papà durante gli anni, amici di famiglia così, hanno avuto piacere di mettere le loro sculture nel museo, quindi si trovano anche in questo museo alcune cose che sono private, ma donate con cuore da privati come avete fatto voi. Esattamente. Ecco, per chi vuole fare una sosta prima ristoratrice, prima di andare alla mostra, consiglio di salire la scaletta in pietra che è sotto al primo portico che trovate, la scaletta in pietra, lì c'è la sala superiore. Chi vuole andare direttamente a vedere la mostra, adesso sarà aperta, e sarà aperta anche la terrazza del castello. Chi vuole andare a vedere il panorama sulla terrazza del castello, dove c'è anche lo stemma estense, che pare abbia ispirato Virgili nella realizzazione dello stemma di Ferrara, quello che è nella sala del comune di Ferrara, con i due angeli laterali, e là ci sono due putti invece di due angeli, e lo stemma al centro. È praticamente lo stesso schema del quattrocentesco stemma estense che c'è qui sopra al castello, che potete andare a vedere se avete voglia di fare con un po' di scale, perché lo potete andare a vedere da vicino. Grazie, ci vediamo, ci spostiamo.